Presidente Mauro Castelli, allora Presidente, una bella giornata nonostante la sconfitta. Sono un tipo che è istintivo, no? Quindi quando sono arrabbiato lo dico in diretta davanti alle telecamere oppure no. Questa volta devo dire che sono veramente contento dei miei ragazzi, della squadra, dello staff, di tutti, perché ho visto una squadra combattere. E hai sottolineato bene te la cosa, abbiamo giocato questa partita dall'inizio alla fine sempre allo stesso pari, quindi anzi aggiungerei che forse sotto canestro non avevamo il nostro perno principale oggi, quindi questa vuol dire che noi siamo una squadra che può competere con tutte le squadre diciamo del campionato. La differenza la fa proprio l'esperienza, i giocatori di categorie superiori, come stasera. È vero che noi abbiamo perso questa partita perché la potevamo gestire nell'ultimo minuto in un altro modo, però bisogna anche dire che ci sono anche gli altri, e gli altri hanno saputo vincere questa partita con i propri migliori giocatori che hanno preso in mano la situazione e vinta. Ovviamente, hai detto bene te, la differenza è proprio qua, sta nella parte economica, cioè noi siamo neanche il 10% di quello che sono stati spesi per fare quella squadra. È chiaro che di fronte a una potenza economica come questa diventa difficile combattere. Ecco perché ti dico, sono contento nonostante la sconfitta, perché i nostri ragazzi hanno dato l'anima fino in fondo, tutti quanti, compreso i ragazzini giovani. Questo è un altro successo della nostra squadra, e questo me lo ha riconosciuto anche il patron di questa squadra, che poi è il patron della Reggia di Venezia, nonché sindaco di Venezia. Questa cosa mi ha veramente riempito d'orgoglio.